Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Malostica Vicenza. Nella prima parte della trasmissione stiamo presentando il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone ha il compito di dire all'essere umano cosa faccio io per costruire un percorso di stregoneria, cosa devo fare io. E il crogiolo dello stregone dà una risposta a questo che fare. Nella seconda parte della trasmissione, invece, leggiamo i libri che sono stati scritti e in particolar modo in questo ciclo di trasmissioni stiamo leggendo dal Gesù di Nazareth l'infamia umana, esattamente la seconda parte, quella che compara alcuni passi diversi dei Vangeli. Perché abbiamo scritto Gesù di Nazareth l'infamia umana? La stregoneria è l'arte della costruzione magica dell'individuo, cioè l'individuo costruisce se stesso. Costruire se stesso è quella cosa che i cristiani odieranno, odiano nel modo più assoluto e categorico. Costruire se stesso vuol dire prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, trasformarsi automaticamente in un Dio, e costruire il proprio futuro, cioè costruire le proprie trasformazioni, determinare cosa scegliere fra questa o quella cosa davanti al problema che si sta vivendo. Io vivo un problema, vivo una contraddizione, vivo un bisogno e uso la mia volontà per scegliere la soluzione migliore, la soluzione ottimale dal mio punto di vista e attraverso i miei adattamenti. Questo in tutte le religioni rivelate non è possibile. La scelta è data dal Dio padrone, la scelta è data da chi ti controlla, la scelta è data dalla Chiesa cattolica che determina i comportamenti, che determina il tipo di scelte che si vanno a fare. Bene, riuscire a comprendere un concetto secondo il quale la vita è l'arte per costruire se stessi è forse la cosa più difficile che esista, dato il condizionamento educazionale cattolico. Cioè il condizionamento educazionale cattolico allontana dall'essere umano l'idea di costruirsi, l'idea di trasformare, l'idea di produrre qualcosa attraverso il proprio lavoro. Ebbene, del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, noi andiamo a dimostrare, prendendosi in mano i passi, che tutto quello che è l'infamia sociale, tutta l'infamia dei comportamenti, l'infamia morale, l'infamia etica, ha una fonte che lo produce. E la fonte che li produce, la fonte che dà le direttive per costruire l'infamia sociale, l'infamia etica, è data proprio dal Gesù di Nazareth, da quello come è descritto nei quattro Vangeli ufficiali, ed è dato essenzialmente dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Il macellaio di Sodoma e Gomorra che lancia un principio fondamentale. Cioè, io sono il tuo padrone, tu devi fare quello che voglio io, quando e come voglio io, altrimenti ti distruggo. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate per i primi 45 minuti, solo negli ultimi 10 minuti dalle 8, dai 7:50 in poi prendo le trasmissioni. Per cui anche se provate a telefonare non vi rispondo per telefono. Negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora diciamo, ecco. Questo è il principio secondo cui o tu fai quello che voglio io o io ti ammazzo, è un principio fondamentale del cattolicesimo. Cioè è il principio etico-morale che sta alla base della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica deve dire agli altri cosa devono fare, ma gli altri non possono dire nulla alla Chiesa Cattolica, la quale si ritiene padrona assoluta del genere umano, in quanto demandata dal Dio padrone a controllare il genere umano, per cui è padrona di fare qualsiasi cosa. Ricordiamo un dogma fondamentale, un principio fondamentale, secondo cui la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato, né secondo le sacre scritture sbaglierà mai. Questo è un principio fondamentale della Chiesa cattolica. Questo qua, vediamo un attimino se mi zompa per le mani e lo prendo dalla quarta parte in cui, del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, quella parte che parla della malizia dei farisei, è del Dictus Pape di Gregorio VII del 1075, che dice la Chiesa romana è stata fondata unicamente dal padrone, dal Signore. Solo il Romano Pontefice si è detto legittimamente universale.
Il Papa è l'unico uomo cui tutti i principi baciano i piedi. Al Papa è permesso deporre gli imperatori, cioè la padronanza della Chiesa si estende non solo sul possesso degli esseri umani, ma sul possesso di chi possiede gli esseri umani. Questo è il controllo assoluto. Nessun sinodo può convocarsi senza ordine del Papa. Il Papa non deve essere giudicato da nessuno. Cioè le porcherie che fa Wojtyla, le porcate che fa contro le persone indifese, non possono essere giudicate da nessuno. Ma chi lo dice questo? Il Papa stesso. Cioè, come se io venissi giudicato dal magistrato e dicessi io non posso essere giudicato da nessuno. E al punto 22, sempre del Lictus Papae, dice la Chiesa romana non ha mai sbagliato e secondo la testimonianza della scrittura non sbaglierà mai. E infine, ancora, il pontefice romano canonicamente ordinato è oltre ogni dubbio santificato per i meriti del Beato Pietro. Per cui è inutile che gli ebrei facciano tanto casino per Pio XII, il Pio XII è santo, per i meriti del Beato Pietro. Per cui abbiamo una fonte che ispira tutte le malvagità della Chiesa Cattolica, e la fonte che ispira tutte le malvagità della Chiesa Cattolica è il pazzo di Nazareth, è questa figura descritta nei quattro Vangeli ufficiali che fa veramente orrore. E fa orrore nella sua descrizione fondamentale. Perché questo? Perché la propaganda è una cosa, ma l'essenza, la sostanza è un'altra. E la sostanza è quella che serve ai preti per mettere in ginocchio chi non si può difendere, a stuprare bambini, a costruire le condizioni per spacciare eroina. Cioè, non dimentichiamocelo questo, che quando avviene una deformità, un qualcosa che va male nel sistema sociale, c'è qualcuno che fa l'azione, ma c'è qualcuno che lo ha prodotto, l'individuo che fa l'azione. Qualcuno ha costruito le condizioni affinché avvenga quell'azione. Cioè esistono tutti un insieme di fattori e non è che siccome io quell'individuo non lo conosco, io lo butto via, sono irresponsabile, cioè non ho responsabilità. Chi ha costruito le condizioni per l'azione malvagia, chi ha costruito l'individuo che ha prodotto quelle condizioni, e quei due sono responsabili di quelle cose. C'è una responsabilità assoluta. Non dimentichiamocelo questo. Per cui vedere le cose dal punto di vista del paganesimo non è la stessa cosa che vedere dal punto di vista cristiano. Se io faccio un'operazione di stregoneria, io so perfettamente che la mia azione di stregoneria ha dei tempi di maturazione lunghissimi e non ha niente a che vedere col fermati vento, con risorgi Lazzaro o con porcherie di questo genere. Perché la stregoneria è un'altra cosa, è mutamento, è trasformazione, è costruzione. Non è... Opla, ecco qua che in 7 giorni io ti creo il mondo e fatemi un bel applauso. Ed eccoti qua che io ti moltiplico i pani e i pesci. Oè, un altro applauso. Ed ecco Uri Geller che ti piega il ferro. Olè, un altro applauso. Cioè queste cose non hanno niente a che vedere con la stregoneria. Queste cose fanno parte di quella suburra, quel sottobosco, quell'infamia che produce il cattolicesimo. E dal Gesù di Nazareth l'infamia umana, la seconda parte, ci leggiamo la storia, la cena di Betania e il profumo. Vediamo cosa ci dice Matteo di sta storia. Mentre Gesù si trova a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicina una donna con un vaso d'alabastro pieno di profumo di gran valore e lo sparse sul capo di lui, che stava a mensa. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «A che tanto spreco? Il profumo poteva vendersi molto caro e dare il prezzo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma invece non sempre mi avrete, poiché essa, spargendo questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto per la mia sepoltura. In verità vi dico, in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, sarà pure narrato quello che essa ha fatto a ricordo di lei». Marco ce la racconta in maniera un po' diversa, vediamo un attimino. Essendo Gesù a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna con un vaso d'alabastro pieno d'unguento d'autentico nardo di grande valore. E rotto l'alabastro, versò il profumo sul capo di lui. Or alcuni si indignarono dentro di sé. A che pro tanto spreco di profumo? Si poteva vendere questo unguento per più di 300 denari e darlo ai poveri. E mormorarono contro di lei.
Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date noia? Ella ha compiuto una bella azione verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, mentre non avrete me per sempre. Ella ha fatto quel che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, ovunque sarà predicato il Vangelo nel mondo intero, si parlerà pure di ciò che ella ha fatto in suo ricordo. E a questi due, Matteo e Marco, lo aggiungiamo, lo avviciniamo a Giovanni e leggiamo cosa ci dice Giovanni di questa storia. 6 giorni prima di Pasqua Gesù andò a Betania, dove era Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. Lì gli offrirono una cena. Marta serviva a tavola e Lazzaro era uno dei commensali. Maria prese una libbra di profumo di nardo puro, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo d'unguento. Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per tradirlo, borbottò: perché non si è venduto tale unguento per 300 denari che si poteva dare ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e teneva la borsa, portava via quello che si metteva dentro. Rispose Gesù: lasciala, conservi questo unguento, lasciala che conservi questo unguento per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, me invece non mi avrete sempre. Molta gente dei giudei venne a sapere che egli era là e vi andarono non per Gesù soltanto, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Allora i gran sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché molti a causa di lui abbandonavano i giudei e credevano in Gesù. Queste sono le tre storie che ci vengono raccontate. È inutile dire che Giovanni prende due storie insieme e le mescola, cioè praticamente di due vicende che abbiamo in un altro Vangelo, lui le mescola. Comunque a noi questo non interessa, cioè a noi ci interessa il senso fondamentale, il messaggio che viene fuori, perché è il messaggio che rappresenta la magia o la stregoneria. Cioè la magia nera viene costruita attraverso il mettere in ginocchio le persone, l'indicare la sottomissione. La stregoneria invece è l'arte della costruzione della libertà dell'individuo, la costruzione del suo potere di essere. Per cui io non vado a fare tanto archeologia o confronti o se ci sono delle cose vere o non vere. A me mi interessa il senso. E vediamo un attimo il commento. Sul racconto del profumo ci sono tre versioni. Mentre Luca non dice nulla, almeno io non l'ho trovato, le versioni più antiche sono quelle di Matteo e Marco, mentre Giovanni la lega alla sua invenzione della resurrezione di Lazzaro. I fatti non sono narrati in modo molto differente, ma vengono modificati i particolari funzionanti e gli obiettivi specifici dell'uso che volevano fare gli evangelisti dei Vangeli. Innanzitutto, la sottomissione a Gesù è la costante che nessuno degli evangelisti vuole rimuovere. La sottomissione della donna a Gesù è il nocciolo centrale del racconto. Come la donna si sottomette a Gesù, ignorando il mondo circostante, così la Chiesa cristiana indicherà come la sottomissione ad essa è il primo dovere dell'uomo e non userà per ottenere questo le parole di Gesù, ma il fragore delle armi. La sottomissione a Gesù è la cosa più importante. Sulla sottomissione della donna a Gesù ci sono due versioni, in Marco e in Matteo. La donna lo versa sulla testa, in Giovanni lo versa sui piedi e glielo asciuga coi suoi capelli, il massimo atto di sottomissione. Serve più a Giovanni che non a Matteo e Marco. Marco e Matteo predicano alla gente, Giovanni predica alle comunità cristiane che vuole mettere sotto il suo controllo. Cosa devono fare le comunità cristiane? Giovanni indica loro di mettersi in ginocchio davanti alla Chiesa e di bagnare i piedi con l'atto di sottomissione e di asciugarli coi suoi capelli dell'obbedienza, umiliarsi sottomettendosi. In questo caso il referente induce l'evangelista a compilare in questo o in quel modo il racconto. In Luca questo racconto non c'è per il fatto che Luca non può rivolgersi ai greci chiedendo loro di umiliarsi. La prassi dell'umiliazione non è parte della cultura greca, è cultura ebraica o comunque medio orientale. A Giovanni invece serve in quanto l'umiliazione attraverso il cristianesimo è già entrata nella cultura delle comunità e nelle relazioni fra gli adepti, dove chi è gerarchicamente superiore scusate, impone l'umiliazione al subordinato come accettazione e asservimento alla sua autorità. Per Giovanni è normale chiedere ai subordinati di umiliarsi, non lo è per Luca e per il suo referente. La differenza è anche la collocazione dell'episodio. Per Marco e Matteo l'episodio si svolge a casa di Simone il lebbroso, per Giovanni a casa di Lazzaro risorto.
Com'è possibile che Marco, che scrive sotto dettatura di Pietro, e Matteo ignorino che Gesù ha fatto risorgere un morto da giorni nella sua tomba? Se ciò fosse avvenuto, sia Marco che Matteo avrebbero usato l'episodio per dimostrare come la promessa della risurrezione fatta da Gesù era vera. In realtà Giovanni inventa di sana pianta l'episodio della risurrezione di Lazzaro, agganciandosi alla cena di Betania per far filare il suo racconto. Si può affermare che Simone era un altro nome di Lazzaro. Lazzaro è un nome inventato da Giovanni per far apparire grande un misero Gesù. Tanto chi era rimasto a sbugiardarlo? Infatti Giovanni scrive il suo Vangelo dopo il secondo secolo, forse nel terzo secolo addirittura, eh? L'aspetto più importante dei racconti è chi contesta l'atto fatto nei confronti di Gesù? In Matteo sono gli apostoli che dicono a Gesù che il profumo lo avrebbero potuto vendere per 300 denari e darlo ai poveri. In pratica gli apostoli stanno predicando in Palestina e devono farsi passare per generosi e rammaricati per non poter fare del bene ai poveri. In Marco gli apostoli non parlano. Il Vangelo di Marco è dettato da Pietro. Egli si appresta a prendere il posto di Gesù. È lui che ora i seguaci devono onorare. È lui seduto dove prima era seduto Gesù. Dunque, non sono gli apostoli a criticare il comportamento di Gesù nell'accettare l'omaggio della donna, ma genericamente dei presenti. Sono a cena a casa di qualcuno e oltre agli invitati o autoinvitati c'erano anche dei presenti, degli spettatori. Perché non altri ospiti? Perché chi ospita cristiani non può ospitare nessun altro se non in forma generica e impersonale. In Giovanni, chi contesta l'atto non sono né apostoli né presenti, ma Giuda, il traditore di Gesù, che è cattivo e malvagio, critica l'atto della donna nei confronti di Gesù. Giovanni sa benissimo che l'episodio è stato forzato e deve distrarre il lettore da un'analisi attenta del racconto. Devia pertanto l'attenzione sul cattivo di turno, Giuda. Giovanni introduce dati completamente ignorati da Marco e da Matteo, ignorati in modo assoluto. Vengono introdotti a bella posta da Giovanni. Giuda contesta l'atto della donna in quanto avrebbe voluto donare il denaro ai poveri. Ma è falso, dice Giovanni, perché in realtà Giuda voleva appropriarsi di quel denaro, come si appropriava di tutto il denaro che veniva versato al gruppo. Giovanni precisa come i poveri non interessassero a Giuda. Come potevano tenere Giuda con loro se sapevano che Giuda si appropriava di quanto essi mettevano nella borsa? È chiaramente un'aggiunta posteriori per marcare la malvagità di Giuda. Appare evidente come il malvagio sia Giovanni. Giuda non si appropriava del denaro messo nella borsa, in quanto o di borse ne avevano molte, oppure era facile stabilire chi, tenendo la borsa, si appropriava del denaro a danno di tutti gli altri. Il fatto che Giuda non fosse stato allontanato dimostra che Giuda non si appropriava del denaro. Inoltre, secondo alcuni evangelisti, avrebbe venduto Gesù per 30 denari quando poteva tranquillamente e continuamente derubarlo, tanto era fesso lui e i suoi discepoli. Da quando in qua si tradisce chi ti arricchisce? Giovanni è un bugiardo. L'unica cosa comune ai tre racconti è l'assoluto disprezzo per i poveri, le bestioline che seguono gli apostoli, a cui loro possono fare del bene ogni volta che ne hanno voglia, ogni volta che devono soddisfare i loro pruriti. Gesù disprezza i poveri e anche gli apostoli, che però in quel frangente non possono fare a meno dei poveri, in quanto sono gli unici che, nella loro disperazione, possono vendere il loro divenire in cambio di nulla, dissolvendosi, accettando e onorando il macellaio di Sodoma e Gomorra e colui che si vuole spacciare per suo figlio. Da un lato bisogna sottomettere i poveri, dall'altro bisogna esaltare la Chiesa e sottomettere chiunque ai suoi bisogni e al suo volere. Prima viene Gesù, Pietro e la Chiesa cristiana, poi, quando se ne ha voglia, ci sono i poveri. Questo è il messaggio dei Vangeli. Caro Fra Dolcino, hai sbagliato tutto. Infine, la decisione dei gran sacerdoti di uccidere Gesù. Secondo Giovanni, è stata presa in seguito alla resurrezione di Lazzaro, che induceva molti ad abbandonare i giudei per legarsi a Gesù. Questa versione contrasta con quanto detto da Marco e Matteo. La decisione di processare Gesù viene presa quando Gesù occupa il Tempio cacciando la gente. Giovanni non accenna all'occupazione militare del Tempio, pertanto deve cercare una motivazione attraverso la quale far processare ed uccidere Gesù. Con l'invenzione della resurrezione di Lazzaro,
fa credere che i sacerdoti intendono uccidere Gesù perché la gente crede in lui. La differenza di descrizioni fra Marco e Matteo e Giovanni deriva dal fatto che i tempi sono cambiati. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, a Giovanni non interessa raccontare la storia di Gesù, a Giovanni interessa cercare un'ideologia cui far aderire le varie comunità cristiane e anche la menzogna è funzionale al suo progetto. Questo è il quinto episodio che noi andiamo ad analizzare ed è esattamente la cena di Betania e il profumo. Ora, in Giovanni c'è un'alterazione non solo per il fatto che fa apparire sto Lazzaro dal nulla, ma anche perché introduce il discorso di Marta e Maria, cioè usa la cena, l'invito a cena di Marta, dove secondo Luca Marta inviterebbe Gesù a cena e mentre lei se ne sta a lavorare, Maria si mette in ginocchio, lo guarda adorandolo, a occhi spalancati, lo ascolta. E quando Marta protesta, dice: ma come, non gli dici a sta qua di venire a darmi una mano a lavorare, che mi sono qua che mi sto sfaticando? Quest'altro gli dice: senti, tu sta buona, non lamentarti, insomma, Maria si è presa la parte migliore, cioè mi adora, e tu vedi di lavorare. E questa è una porcheria immane, e questa porcheria che noi troviamo in Luca viene utilizzata da Giovanni e mescolata per dare un senso diverso, un senso più opportuno per i suoi scopi, i suoi fini, di controllare le varie comunità cristiane che si stanno sperdendo. Cioè, ai tempi di Giovanni, quando viene scritto quel Vangelo, gli gnostici stavano sopravanzando sui cristiani, cioè lo gnosticismo era vincente rispetto ai cristiani. Dopo, altri fattori hanno condotto le cose in maniera diversa. D'altronde anche gli gnostici non avevano una visione del futuro che gli venisse incontro. E questo, con questo discorso abbiamo terminato la quinta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, quinta parte della seconda parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè quinta parte della seconda parte, cioè siamo arrivati a metà della seconda parte. Si tratta di 10 capitoletti che mette a raffronto vari episodi dei Vangeli e li confronta. Il Gesù di Nazareth, infamia umana, ho cominciato a scriverlo nel 1989. La prima parte, e che è un commentario al Vangelo di Marco, doveva essere l'ultima parte del libro dell'Anticristo. In realtà la necessità ulteriore di sviluppare il discorso, anche su piani diversi, ne ha continuato delle aggiunte. Infatti la seconda parte è il confronto di vari episodi presi dai vari Vangeli che sono simili, per analizzarne i significati. La terza parte è il raffronto fra il verbo di Giovanni, il discorso sul verbo di Giovanni e il discorso sui Giovanni apocrifi, cioè Giovanni dei Vangeli apocrifi. La quarta parte, che vi ho già detto, è la relazione fra Gesù e i farisei, che dimostra come la Chiesa Cattolica pratica questo nella vita quotidiana. E la quinta parte è un'aggiunta di pezzi che abbiamo fatto anche qui in trasmissione. C'è il pazzo di Nazareth, il discorso su Giuda, il discorso su Daimo e il discorso sulla pederastia del pazzo di Nazareth, quella che ha suscitato così tante polemiche qui dentro, qui in radio, ma anche fuori tutto sommato. Cioè, c'è stato un grosso dibattito anche fra i pagani perché effettivamente il discorso era in sé grosso e il discorso è stato concluso, cioè la conclusione del discorso è stata fatta da Wojtyla a Vienna. Cioè, quando Wojtyla ha fatto il viaggio a Vienna, ha concluso il discorso della pederastia. Cioè, i comportamenti di Wojtyla a Vienna hanno dimostrato praticamente, ideologicamente e eticamente che il nostro discorso sull'interpretazione della pederastia era corretto. E ce lo ha dimostrato Wojtyla, come del resto nel libro è stato inserito. Ora, tanta gente mi dice: ma voi parlate male del cattolicesimo, voi continuate a parlare male del Gesù di Nazareth, eccetera. Io qui ho un'intervista sotto mano di un professor Luigi Lombardi Vallauri. Vallauri è un uomo che insegnava alla Cattolica, insegnava filosofia alla Cattolica di Milano. Il 4 novembre di quest'anno ha ricevuto una bella lettera in cui veniva cacciato dall'Università Cattolica. È il secondo filosofo che viene cacciato dall'Università Cattolica, quanto so io, il primo è Severino,
e il secondo sarebbe questo Luigi Lombardi Vallauri. È un docente dell'università che aveva il torto di mettere in discussione alcune cose che gli frullavano per il cervello. Purtroppo, quando c'è una gerarchia cattolica, ricordatevi, pensare, mettere del proprio rispetto agli ordini della gerarchia è il massimo dei delitti. Lo chiamano eresia ed era punito con il rogo. Adesso il rogo non possono più farlo, però c'è la cacciata dall'insegnamento. E sull'Espresso di questa settimana abbiamo un'intervista di questo professore, il quale parlava dell'inferno, il quale diceva praticamente, questo personaggio diceva, ma vi rendete conto che per certi peccati che apparentemente socialmente considerati veniali, insomma, Gesè la condanna a morte, cioè l'inferno cattolico è una pena troppo smisurata in rapporto alle colpe commesse. Dice, prendiamo Hitler, immaginiamo di dargli 10 anni di pena per ognuno dei 6 milioni di ebrei sterminati, ma dopo 60 milioni di anni di tormento, anche lui, chiunque direbbe basta, e invece no, l'inferno va avanti per l'eternità, un ergastolo di sofferenza che non ha più fine. Per quali colpe poi? Ma lasciamo stare Hitler e pensiamo a peccati da bagarella. Quali peccati da bagarella? Il bacio, ad esempio, quello tranquillo. Sine periculo polluzionis, cioè quello che non ha pericolo di fare rapporti sessuali, credo aver capito. Papa Alessandro VII, Gigi, nel 1666, emanò un decreto per definire che era peccato mortale, ovvero passibile dell'inferno. Non c'è proprio proporzione. Al limite è meglio il rogo degli eretici. Come meglio? Papa Leone X Medici nel 1520 arrivò a sentenziare che Camburri Hereticos corrisponde alla volontà dello Spirito Santo, ma il rogo di Giordano Bruno fu roba da pochi minuti, niente in confronto col rogo infernale che non si ferma più. Ma c'è ancora di peggio, l'inferno comminato per una colpa neppure commessa, tipo il peccato originale. Bene. Questo professore inseriva nel suo pensiero tutta una serie di dubbi e questo insegnante che inseriva dei dubbi è stato cacciato dall'Università Cattolica. Se non fosse stato per la stregoneria, quest'uomo sarebbe stato letteralmente bruciato vivo. Ma l'inferno non è un'invenzione della Chiesa Cattolica, c'è già nei Vangeli e le due cose sono un po' slegate, cioè sono un po' interpretabili. Comunque, certo, cioè, il solo Vangelo di Marco parla 23 volte di tenebre, di fuoco eterno, di verme, di gaenna, di pianto e stridor di denti. Gesù era completamente dominato dall'idea dell'inferno, altro che buona novella. La buona novella è la più spaventosa che mai sia stata annunciata all'uomo, ma tutti se ne sono scordati. Si dice che Gesù era buono. E casomai è la Chiesa a essere cattiva. Sbagliato. Gesù era cattivissimo. E detto cattivissimo da un docente dell'Università Cattolica di Milano, beh, io dovrei ancora aumentare gli epiteti con cui definisco il personaggio dei Vangeli ufficiali. Cioè, Pazzo di Nazareth è un complimento, perché detto cattivissimo da lui significa è di una ferocia immane, cioè non è il linguaggio mio, è un altro linguaggio, è un'altra struttura di linguaggio. Dice, ma com'è che la Chiesa l'inferno non lo predica più? Dice l'intervistatore. La Chiesa non lo predica più perché se ne vergogna. E se magari volesse parlarne una luce nuova, dovrebbe ritrattare secoli di suoi pronunciamenti, altro che l'Inquisizione, altro che tutto il resto, autodistruggendosi. E poi tanto a quell'inferno quasi più nessuno crede, l'immensa maggioranza dei cattolici d'oggi la pensa come me.
questo è il punto fondamentale. Purtroppo i cattolici non conoscono neanche la loro dottrina, non conoscono nemmeno il cattolicesimo, non conoscono nemmeno la ferocia assoluta dei loro dogmi, la ferocia assoluta del loro Dio, la ferocia assoluta di quello che loro chiamano figlio del loro Dio padrone. Cioè, quella ferocia immane, incredibile, assoluta, dal punto di vista filosofico, etico, morale, è di una porcheria, di una grandezza che non si può misurare. Questo è il motivo per cui noi pagani, i pagani della nostra stirpe, stiamo parlando di queste cose. Perché il nostro scopo è quello di costruire noi stessi nell'infinito dei mutamenti. Ma se io costruisco me stesso, ho bisogno anche di un'oggettività all'interno della quale costruirmi al meglio. Cioè, se io sono un pesce e nuoto nell'acqua, per stare bene, per svilupparmi bene come pesce, ho bisogno che l'acqua sia pulita. Per cui devo costruire l'oggettività in cui vivo al meglio possibile, perché tanto più l'oggettività è forte e tanto io più sono forte. Vediamo un attimo. Sì, pronto? Sì? Ciao, sono Flavio. Dimmi. Ascolta, non vorrei fare un commento, ho solo una storiella brevissima che riassume un po' quello che stai dicendo tu adesso. Pronto? Sì, dimmi, vai Scusami, pure. è stato un po' male. Allora, un agnostico muore e si rende conto, dopo essere morto, che in effetti l'anima esiste. Questo agnostico finisce, dice, beh, però non si credeva, non sembrava nemmeno. Al momento finisce in un posto e c'è una persona distintissima davanti a questa porta che lo fa entrare e dice, scusi, chi siamo qua? Si guarda e dice, questo è l'inferno. Oh Madonna, dice, io non ci avevo mai creduto. E ci sono finito. Sì, guardi, questo è l'inferno. Ma allora c'è anche il paradiso, certo, dice, c'è anche il paradiso, il purgatorio, comunque questo è l'inferno. Vabbè, insomma, mi meriterò l'inferno, probabilmente per non aver creduto, cosa vuole che le dica? Vabbè, vero qua. Questo si presenta e questo signore lo introduce in questo ambiente e trova un'altra persona, chiamiamolo un diavolo, ma non è un diavolo, che lo porta in giro per un posto molto bello, una serie di condomini con campi da golf e cose bellissime, lo accompagna in una stanza, dice la signora, c'è una signora che si prende la cura di lei, questa è la portiera, lo porta su in un attico. All'ultimo piano e dice, guardi, questi sono i suoi appartamenti per l'eternità. Dice, scusi, ma qui non siamo all'inferno? Certo, e tu siamo all'inferno. Ma io cosa faccio? Dice, i miei appartamenti, guardi, lei può guardare, qua c'è un guardaroba a sua disposizione, lei indossa il vestito che vuole, si presenti tra un paio d'ore perché c'è la cena di benvenuto, lei insieme ad altri viene invitato a questa cena di benvenuto. Vabbè. Certo, si presenta a questa cena di benvenuto, dove praticamente c'è questo ambiente bellissimo con piscine, giardini, una cosa incredibile, gente che balla, gente che si diverte, che ride. Per questo ferma ancora la prima persona che ha trovato, che fa parte di questo gruppo che festeggia, dice, ma lei è sicuro che qua siamo all'inferno? Certo, questo è l'inferno, insomma, l'inferno è la mancanza di Dio, lei qua Dio non lo vede, questo è l'inferno. Poi lei dice, sarà, ma a me mi sembra di stare abbastanza bene, insomma. Passa un po' di tempo. E cominciano a far feste, a presentare persone, ci sta questa è una signora che anche lei è passata la miglior vita da poco tempo, crediamo possa essere una compagna ideale per l'eternità, questo qua comincia a stupirsi, però vabbè, scende la sera e vede in lontananza da qualche parte una specie di barlume. Sono sempre in linea? Sì. Scusami. Vede in lontananza una specie di barlume. Parla con la guida e dice, senta, qua forse c'è qualcosa che non funziona, dice, ma perché? Ma guardi, io vedo là in lontananza qualche cosa, dice, ma cosa ha visto? Ma non lo so, lei vada pure a vedere, vicini non trovo sia niente di particolare, insomma, questo là dice, Madonna, qua adesso sta a vedere che, mi hanno fatto vedere il bello e adesso c'è la fregatura. E arriva in un posto e vede che dietro a un vetro spessissimo, ci sono fiamme eterne, ci sono diavoli che inforcano dannati, gente che urla, grida, si lamenta, viene bruciata nella pece rovente di qua. Questo si spaventa e dice, lo sapevo che c'era il rovescio della medaglia. L'accompagnatore gli fa, no, non si preoccupi, come non mi preoccupo? E questo è l'inferno come lo conosco io. No, no, ha detto, guardi, quello è l'inferno dei cattolici, a loro piace così. Va bene. Non aggiungo commenti, ciao. Ciao. Una storia, sì,
Ognuno ha un po' quello che crede e quello che pensa. Vabbè, Flavio, la storiella è simpatica, naturalmente. Vabbè, non aggiungo neanche io commenti. Vado avanti ancora. No, è una simpatica storia che rompe anche quella che è la seriosità della trasmissione. D'altronde, per me le cose sono sempre serie, è una questione sempre di vita o di morte, però insomma un po' di spirito ci vuole e poi è anche molto bello questo. Tornando ancora al nostro amico Vallauri, che è stato cacciato, no? Il processo della cacciata di questo personaggio è stato avviato da chi? Chi è che ha avviato il processo per cacciare dall'Università Cattolica questo Vallauri? Udite, udite, è stato cacciato dal cardinale Pio Laghi. Vi ricorda niente Pio Laghi? Il macellaio dell'Argentina? Quello che ha aiutato i generali a far fuori migliaia e migliaia di persone e i suoi preti davano la benedizione mentre li buttavano giù dall'aereo? Non vi ricorda queste cosette? Bene, questo è Pio Laghi. E chi è Pio Laghi che faceva queste porcate o che taceva o che le aggiungeva o che frignava? Lasciamo perdere poi tutte quante le puttanatine. Questi ci penseranno i magistrati, se avranno prove, se mai verranno processata sta gente. Chi era la sua amichetta? La sua amichetta del cuore? Beh, l'altra, la macellaia dell'India. Fra macellai chiaramente ci si conserva molto bene. Ebbene, questo Pio Laghi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, infatti sa benissimo come educare i cattolici, l'imputato non ha avuto il tempo, cioè sto Vallauri, non ha avuto il tempo, non ha avuto il testo, scusate, l'imputato non ha avuto il testo dei capi di imputazione che gli avrebbe consentito una difesa. Fuori dunque dal patto internazionale sui diritti civili, peraltro mai sottoscritto dalla Santa Sede. Lo Stato del Vaticano non ha mai sottoscritto il trattato internazionale per i diritti civili. Allora, ripeto ancora, il Vaticano non ha mai sottoscritto il patto internazionale per i diritti civili. Perché? Perché nella sua legislatura, nel suo modo di essere, lui è padrone delle persone. E se lui è padrone delle persone, le persone non hanno diritti civili. Questo è il motivo per cui il Vaticano non ha mai sottoscritto il patto internazionale per i diritti civili. E dice ancora, l'istruttoria è stata svolta in segreto dal domenicano Georges Cottier, responsabile del comitato che ora indaga sull'Inquisizione. Vi ha partecipato anche Don Velasio De Paolis, l'unico che l'imputato ha incontrato. L'espulsione è stata notificata con la lettera del rettore della Cattolica, Adriano Paussola, del 4 novembre, e giunta a Lombardi poche ore prima del Consiglio di Facoltà. Chiaramente non ha potuto neanche presenziarlo. Questa è la Chiesa Cattolica, questa è la giurisdizione di chi si ritiene padrone delle persone. Ma vediamoci un'altra cosetta ancora più interessante e parliamo di un altro prete, Padre Dupuis, per le sue tesi sul valore delle altre religioni, sul valore delle altre re religioni. E anche Padre Dupuis va davanti al Sant'Uffizio. Questo prete prendeva la lettera quanto anche Wojtyla ha detto poco tempo fa, cioè anche nelle altre religioni c'è una strada di salvezza. Beh. Voi sapete che avete sentito le unioni interconfessionali, gli incontri interreligiosi, eccetera, no? Tutte queste seghe che sentite ogni tanto, si trovano cattolici, protestanti insieme per discutere, per parlare, si trovano anche coi buddisti, si trovano anche coi musulmani, che bello che è Dio, e tutte seghe di questo genere. Ah, il mio linguaggio è appropriato, cioè significa esattamente quello che intendo dire, perché è un linguaggio che esprime anche il disprezzo per queste cose. Bene, sto padre Dupuis sta
sto padre Dupuis prendeva alla lettera il discorso interreligioso, prendeva alla lettera il fatto che protestanti, cattolici, induisti, buddisti già potessero trovare un senso, una coesione, un'alleanza sulle cose, no? E per un certo periodo questo Dupuis fu consulente del Consiglio Vaticano per il dialogo interreligioso. È stato convocato dall'ex Sant'Uffizio per rispondere del suo libro Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, edito Queriniana. Il teologo, che ha insegnato per 36 anni alla Facoltà Teologica Cattolica di Delhi, sostiene che non è possibile che un'anima si salvi soltanto all'interno della Chiesa Cattolica. Nel piano salvifico di Dio, questa è la sua tesi, a tutte le religioni deve essere riconosciuta in un certo modo pari dignità, perché fine di Dio è la salvezza di tutti e bisogna cercare il significato del pluralismo religioso nel disegno di Dio per l'umanità. Attenzione, questo è un prete che sta parlando, cioè è un prete cattolico che sta facendo delle ipotesi, delle strategie di lavoro, delle strategie di rapporto con altri sistemi religiosi. Questa roba che vi ho appena letto fa parte dell'eresia pelagiana, se non vado errato. Pelagio era un prete particolarmente devoto, anche molto, molto serio, che attorno fra il 3 e il 400, attenzione, il 3 e il 400 dopo Cristo, ebbe la sventura di andare a parlare con Agostino. Sai quel santo, il porco, quello che si faceva le donne e poi diceva a Dio, sì, fame casto, ma no adesso, perché adesso, dopo, e poi, vabbè, insomma. E sì, che aveva poi la fisima della mamma, cioè aveva probabilmente un po' di complesso di Edipo. Bene, questo Pelagio incontrò appunto Agostino e gli ha detto, guarda che, insomma, in fondo, la salvezza si può raggiungerla anche senza sottomettersi alla Chiesa Cattolica, cioè non è necessario proprio essere cattolici, ma basta comportarsi bene, basta vivere i principi, basta essere onesti nella vita, cioè bastano queste cose per raggiungere la salvezza, per riuscire ad avere, non so, il paradiso, adesso le serie sue, insomma. Agostino si è infuriato come una iena, ne ha scritte di cotte e di crude finché ha fatto fuori, dopo un paio di centinaia d'anni, tutti i pelagiani possibili e immaginabili. Bene, per questa eresia, Dupuis doveva essere bruciato a rogo. Cioè, per quello che ha detto, andava bruciato, perché solo la Chiesa Cattolica è padrona delle persone. Solo la Chiesa Cattolica può mettere in ginocchio le persone, è padrona delle cose. Solo lei può decidere tu vai in inferno, tu vai in paradiso, tu fai questo e tu fai quello. Per questo, questo Dupuis è sotto inquisizione e probabilmente verrà cacciato dalla Chiesa Cattolica. Il problema grosso qual è? Il problema grosso è che ormai la Chiesa Cattolica gli stanno sfuggendo dalle mani tante persone e gli stanno sfuggendo in maniera anche per strade che lei non aveva mai pensato. Basta pensare ai libri di De Melo, almeno credo così si chiami, no? Che è il teologo, un gesuita indios, il quale cos'è che ha fatto? Ha parlato di altre figure che hanno preceduto Gesù, che lo hanno seguito, per cui altre figure nobili, dando un po' il via a quello che è il sincretismo della New Age. Bene, anche questo è stato non solo cacciato dalla Chiesa Cattolica, ma addirittura gli hanno fatto in modo che i suoi libri non venissero pubblicati, cioè ci sono dei messaggi ai vescovi delle singole diocesi per fare in modo che quei libri non escano di torno. Cioè, quello che io voglio dire è quando che io vi dico che la Chiesa Cattolica è padrona delle persone, si considera padrona delle persone, no? Non vi sto dicendo una cosa nuova o particolare, cioè, tutti voi lo sapete questo perché vedete gli atteggiamenti del prete, del vescovo, cioè quello che si fa baciare la mano, roba di questo genere, insomma. Cioè, esistono ancora i rimasugli di questo. Però spesso si è messi nelle condizioni di non cogliere l'essenza delle cose, si è messi nelle condizioni di afferrare solo la forma esteriore.
e la forma esteriore è la propaganda. Cioè, quando la macellaia dell'India si fa trovare in mezzo ai poveri, tutti pensano che è buona questa che è in mezzo ai poveri, ma nessuno dice questa sta rapinando i poveri, sta derubando i poveri del loro futuro, perché questo è l'atteggiamento. E il condizionamento educazionale cattolico, quella prima cosa che strappa è l'analisi critica della persona, è la capacità, pone la persona ad essere incapace ad analizzare quanto ha davanti. Direbbero non sei malizioso, in realtà non è una questione di malizia, è una questione di chiamare le cose col loro vero nome, ma per chiamare le cose col loro vero nome è necessario avere l'intento, è necessario sapere dove si vuole andare, cosa si vuole fare. Allora, se si sa dove si vuole andare, cosa si può fare, qual è il progetto della propria vita, allora su queste cose si può dare un giudizio. Ma quando la Chiesa Cattolica, attraverso la preghiera, attraverso la sottomissione, attraverso tutte le pratiche aberranti della magia nera, con la quale si distrugge il divenire della persona, si impossessa della persona, la persona non è più in grado di valutare oltre questo. Ed è anche il modo diverso di approccio che abbiamo nella vita. Cioè, noi sappiamo che l'essere umano è un atto di costruzione, non solo fisica, ma anche psicologica, anche psichica, anche magica, anche emozionale, che comincia prima ancora di uscire dalla pancia della madre. Ebbene, il fatto di non riuscire a vedere il mondo, di non riuscire a afferrare il mondo nella sua totalità, nella sua completezza, è un atto di magia nera. Se volete, in fisiologia possiamo dire che il bambino quando nasce ha tutte le sinapsi accese, cioè funziona tutto il cervello, perché il cervello non è ancora condizionato a misurarsi sulla realtà, sul quotidiano. Un po' alla volta queste sinapsi vengono chiuse, vengono spente. Vediamo un attimo, scusate un secondo solo che passa qualcos'altro. Due minuti e sono subito da voi, ritorno col discorso. Due minuti soli, grazie. E rieccoci qui in trasmissione ancora. Naturalmente grazie a tutti quelli che fanno auguri per mia moglie, sempre grazie infinite per tutti quanti. Riprendiamo ancora il discorso che abbiamo fatto. Sto padre Dui Puis sarebbe andato sul rogo, abbiamo detto. Allora, cos'è che noi dobbiamo fare? Noi dobbiamo riuscire a costruire un mondo in cui possiamo vivere. Cioè, costruire noi stessi non è separato dal mondo in cui viviamo, non è separato dal sistema sociale in cui viviamo. Io non so se ne ho già parlato prima da solo con Francesco o ne ho già parlato in radio. E Castaneda ha sviluppato il suo percorso di stragoneria ed ha raggiunto un ottimo risultato. Cosa si trovava davanti? Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Sono Lorenza, ciao. Dimmi, ciao. Se mi parli per telefono perché non ti sento. Sì, dai, dimmi. Niente, volevo approfittare dell'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno, sono tua moglie, se gli ascoltatori non hanno capito, per ringraziare tutti quelli che anche nelle trasmissioni passate hanno telefonato per farmi gli auguri. Grazie. Grazie a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao, 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 bella. Questa è la mia moglie che vi ringrazia a tutti quelli che hanno fatto gli auguri a mia moglie e tutti quelli della radio, che sono stati veramente carissimi, cioè molto cari come persone, e sono state tutte vicine. E bene, torniamo avanti ancora. Io devo costruire me stesso, ma per costruire me stesso devo costruire anche le migliori condizioni in cui vivo. Prendiamo il discorso di Castaneda. Castaneda è riuscito a fare un grosso percorso di stregoneria. Si è beccato una barca di droghe che una sola dose era troppo. Purtroppo il suo maestro aveva quello. Vabbè, è una cazzata, per me è una grandissima cazzata, è una cosa che io ho sempre detestato. Però ha fatto un grande percorso di stregoneria. Questo percorso di stregoneria lo ha portato a un certo punto in cui il suo corpo luminoso, la sua percezione del mondo, non poteva più crescere. Cioè il nostro corpo luminoso, quando noi lo alimentiamo, quando noi
acquisiamo una pratica per cui lo costruiamo giorno dopo giorno, non cresce più. Cioè non possiamo pensare di avere un corpo luminoso che va via all'infinito. Esistono solo dei casi rarissimi in cui esiste la dualità di operazione, ma sono delle eccezioni talmente rare da non prenderle nemmeno in considerazione. Il nostro corpo luminoso non può crescere all'infinito. Può crescere soltanto fino a completare, fino ad arrivare a una certa forza, una certa struttura. Dopodiché, l'unico alimento che possiamo fare, che possiamo alimentarlo, è usare un fare, avere un obiettivo, avere un intento, avere una pratica attraverso la quale costringere il nostro corpo luminoso a strutturarsi ulteriormente. Qual è una di queste pratiche? Per esempio, io in questo momento sto tentando di costruire il paganesimo e la stregoneria, cioè di costruire il pensiero del paganesimo e della stregoneria. Nel far questo sono costretto a concentrare tutto me stesso nell'azione. Per cui questo fare, queste intenzioni che ho io, chiamano l'intento che mi circonda, chiama il divino che mi circonda e mi dice: cazzo, tu ti sei fatto un guardiano dell'anticristo, ti sei fatto guardiano della libertà del mondo che si riversa verso gli esseri umani, fai quello che puoi, perché nessuno chiede di far molto di più, però il mondo soccorre questo fare. E questo fare mi costringe a compattarmi, mi costringe a imparare a scrivere, mi costringe ad analizzare, mi costringe a pensare, mi costringe a strutturarmi, mi costringe a organizzare il mio tempo, mi costringe a organizzare il mio agguato, mi costringe a organizzare la follia controllata, mi costringe a sospendere il giudizio, mi costringe ad affrontare anche voi per radio, cioè mi costringe a fare tutta una serie di cose per le quali io sono costretto a concentrare tutto me stesso. Nel far questo io chiamo l'intento che mi sta attorno e do il fare, do il fine, do un obiettivo, uno scopo che è astratto. Perché è astratto? Perché non mi ricava niente, non mi viene niente di materiale incontro. Vabbè, può darsi che un giorno qualcuno che fa le mie stesse cose prenderà il Nobel per la letteratura o per puttanate del genere, non sarò certo io questo. Però in realtà ho un obiettivo astratto. L'obiettivo astratto, la mia pratica, l'obiettivo astratto chiama l'intento, chiama il potere del mondo che mi si riversa a me. Qual è il mio vantaggio? Nessuno in realtà. Semplicemente mi dice, il mondo dice, ho trovato un matto che ha deciso di costruire libertà all'interno del mondo in cui vive, bene, io alimento la libertà di quel matto, perché se quel matto alimenta la libertà, alimenta anche la mia libertà. Ed ecco che il mondo cosa fa? Si fa anticristo. Cioè il mondo che mi circonda diventa l'anticristo e riversa libertà su di me. Che cos'è l'anticristo? È il farsi libertà del mondo. Non c'è contraddizione col paganesimo in sé, perché questo? Se io dico un esercito ha invaso l'Italia, io so che un esercito è fatto di tanti uomini. Questi uomini, ogni uomo ha la sua coscienza, la sua consapevolezza, i suoi fini, i suoi progetti nella vita. Però in quel momento fanno un esercito che ha invaso l'Italia. Bene, l'anticristo non è altro che il farsi libertà delle coscienze che ci circondano e riversarla rispetto agli esseri umani affinché questi si sottraggano dalla posizione in ginocchio. Per cui questo farsi libertà e riversare sugli esseri umani è anticristo. Però in realtà questo farsi anticristo, cioè questa libertà che si riversa, è fatta da tante coscienze, da tanti divini che marciano anche loro nei loro cammini. Però se loro riescono a rimuovere questo ostacolo, che è quest'essere umano saccheggiatore, che se si decidesse a sottrarsi dalla posizione in ginocchio potrebbe camminare insieme alla natura, diventandone parte, riprendendo il proprio posto, beh, se l'essere umano decidesse di far questo sarebbe un grande vantaggio per tutti i divini che ci circondano. Ed ecco perché i divini si fanno libertà, si fanno anticristo nei confronti dell'essere umano. Castaneda invece ha perso questo. Castaneda ha perso questa occasione, cioè il suo obiettivo astratto non è riuscito a concretizzarlo se non in cose specifiche e quotidiane. Allora cosa ha fatto Castaneda per non farsi fregare? Ha inventato tensigrità, cioè ha inventato una forma di ginnastica, una forma di atletismo, diciamo così, una forma di concentrazione attraverso la quale concentrare le proprie intenzioni, concentrare il proprio intento. È una forma di sconfitta, è una forma di sconfitta perché dà una certa limitatezza, però il fatto di riuscire a fare questo è stato uno sbocco che Castaneda si è dato.
Nella storia ne troviamo tantissimi di questi, il Kung Fu, il Tai Chi, lo yoga, le pratiche ginniche, pratiche di concentrazione, cioè, altro no, spesso non sono altro che dei ripieghi di persone che non sanno che l'essere umano è un essere sociale, vive nel mondo, e quando un essere umano ha la conoscenza, giunge a un certo grado di conoscenza, un certo grado di consapevolezza, ha il dovere, ma il dovere di essere parte del mondo in cui vive, ha il dovere di trascinare il mondo. Cioè, noi non siamo degli individui solitari, cioè non siamo la tigre che si avvicina soltanto per accoppiarsi e dopo magari se non si allontana subito si sbranano. Cioè, noi non siamo esseri umani, siamo esseri sociali, esseri che vivono proprio all'interno del branco. Per cui il nostro compito è avere un intento anche in questo senso. Magari un altro giorno sarà un intento verso lo spazio, un altro giorno sarà un intento nei confronti della natura, nei confronti delle trasformazioni, però in questo momento il nocciolo principale è sviluppare l'intento nel sistema in cui viviamo. Allora, io sviluppo me stesso per costruirmi nell'eternità dei mutamenti, ma per far questo devo costruire delle buone condizioni nelle quali muovermi. E le buone condizioni costruiscono delle buone condizioni anche all'interno del sistema sociale, che costruendo delle buone condizioni costruisce buone condizioni nel mondo, per cui elimina tutti quegli ostacoli e tutti quei saccheggi che da attorno al mondo, che il mondo che ci sta attorno sta subendo in maniera passiva, in maniera brutta, in maniera arrogante, in maniera proprio pulsione di morte che si sta allargando sulla superficie del pianeta. Allora, perché io prendo l'esempio di Luigi Lombardi Vallauri, che è un cristiano, e un altro esempio di padre Dupuis, che è un altro cristiano? Perché questi sono piccoli nemici, cioè questi per il cattolicesimo sono piccoli nemici, però sono dei nemici. Se il cattolicesimo pratica la condanna a morte, perché ricordiamoci che la cacciata dalla Chiesa, la scomunica, equivale alla condanna a morte, cioè se avesse il potere di gestire lo Stato, questa gente qua finirebbe sui roghi. Cioè la scomunica non è sei solo cacciato dalla Chiesa, adesso è così, ma 200-300 anni fa venivano anche bruciati sui roghi, eh? Per cui ricordatevi che la scomunica è una condanna a morte in realtà. Se questi qua, che sono così piccoli, hanno la condanna a morte, figuratevi per quante condanne a morte la Chiesa Cattolica è in grado di fare, e quando non è in grado di praticarle all'interno dei sistemi sociali, come obbligare le donne a non abortire, questa è una roba di una ferocia immane, ebbene la Chiesa Cattolica organizza la mafia, organizza la destabilizzazione sociale. Per cui ecco allora i beati costruttori di pace che vanno in Jugoslavia, ecco allora i missionari che intervengono in Ruanda, in Burundi, ecco l'Aghi in Argentina, ecco la macellaia dell'India in India, ecco il tentativo di finanziare da parte della CIA il Dalai Lama perché destabilizzi la Cina. Cioè, esistono tutte queste operazioni che sono delle operazioni militari, i talebani che mettono il velo alle donne, gli integralisti islamici che sgozzano bambini in Algeria e così via. D'altronde esiste un fare comune, un fare che è la produzione della pulsione di morte e che porta a questo. Per questo un pagano non si separa dal sistema sociale in cui vive, un pagano vive il sistema sociale. Perché il sistema sociale è una cosa preziosa, una cosa che va difesa. Voi vi rendete conto, qualunque persona investe sul suo sistema sociale, quando voi pagate le tasse, al di là che poi qualcuno sia d'accordo o non sia d'accordo, ma sta investendo in un sistema sociale. Cioè sta, è vero, sta finanziando corrotti, sta finanziando figli di puttana, cioè c'è di tutto dentro, indubbiamente, ma sta finanziando anche le cose positive. Per cui non si butta a mare un sistema sociale che ha delle cose positive, si buttano a mare i corrotti, non le cose positive del sistema sociale. Quando si parla di riformare un sistema sociale,
Riformare un sistema sociale non significa assolutamente niente, cioè è un'affermazione vuota. Cosa voglio riformare? Cosa voglio ottenere? E quando voglio quella cosa, quali sono gli adattamenti di tutte quelle cose che gli stanno attorno per il fatto che io ho fatto quell'azione? Qual è l'adattamento, quale futuro costruisco quando io ho riformato in quel modo quel sistema sociale? Perché esistono tanti modi per riformare un sistema sociale. Per esempio, togliere la sanità, far sparire la sanità, far sparire l'INPS, tutte le pensioni. Si può riformare un sistema sociale, non so, dicendo ai ministri che devono comportarsi più correttamente, che loro non sono padroni del sistema sociale, ma sono degli amministratori che devono essere corretti. E qual è la riforma che volete? Si può dire che lo Stato deve smettere di essere un'organizzazione mafiosa. Non è detto che sia un'organizzazione mafiosa, ma sto sparando una cazzata come un'altra. Bene, dire che lo Stato deve smettere di fare quelle cose che posso identificare con un'organizzazione mafiosa è una riforma. O dire lo Stato deve annullare la sanità, deve annullare le pensioni, deve annullare la manutenzione delle strade, è un'altra riforma dello Stato e ha altri obiettivi. Per cui quando uno dice voglio riformare o voglio cambiare o voglio togliere, cosa produce quel togliere? Cosa produce quel cambiare? Siamo sicuri che vada nella direzione che noi vogliamo? Per fare questo, per sapere questo, dobbiamo avere il nostro intento. Dobbiamo costruire noi stessi. Allora, costruendo noi stessi, noi costruiamo anche il sistema sociale in cui viviamo. E se costruiamo il sistema sociale in cui viviamo, abbiamo l'intento per sapere che quella cosa che viene fatta ci può essere positiva o negativa, può essere indifferente, però sappiamo dove andiamo. E questo è importante perché ogni persona deve sapere esattamente dove andare. Il pazzo di Nazareth acceca i cervelli. I cervelli accecati non hanno la capacità di guardare il futuro che viene incontro. Quando non si ha la capacità di guardare il futuro che viene incontro, si sta solo aspettando di morire. Ma non di morire per partorire il corpo luminoso, ma di morire per essere niente. Questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, seconda parte. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove continueremo il crogiolo stregone, il crogiolo del male, oppure il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. Vedremo qual è la trasmissione della prossima domenica e continueremo con rassegne stampa più o meno grandi, più o meno accentuate. Grazie ancora per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi do appuntamento per le ore 19 sempre di giovedì con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie ancora per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.